Siamo al Mini Paul Ricard con una sfida completamente nuova. O meglio, non è una sfida completamente nuova, visto che trattasi sempre di una Last Question Mark Challenge, ma con vetture completamente nuove. È una nuova mod su Assetto Corsa. Siamo con le Mad Formula Team 01, un prototipo completamente diverso dal solito. Potete vederlo dalla preview qui su Assetto Corsa. Questa è la griglia, 14 vetture in griglia, perché purtroppo le skin della Formula 1 non sono completamente presenti, ancora manca qualche vettura nella griglia, quindi ho dovuto impostare la griglia solo con le vetture presenti per non avere dei doppioni con nomi completamente inventati da parte del gioco. E vediamo cosa saremo in grado di fare con uno dei due francesi della griglia, Esteban Ocon sulla sua Alpine. Non avevo l'Alfa Tauri, quindi dovevo per forza scegliere Esteban Ocon sull'Alpine. Naturalmente, ragazzi, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel commento qui sotto con il vostro pronostico riguardante questa Last Question Mark Challenge, con la posizione in cui secondo voi termineremo questa sfida, e soprattutto un bel commento qui sotto con un pronostico riguardante la gara reale della Formula 1. Come sempre, ovviamente, vi aggiungo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Naturalmente, fate il tifo per questa sfida, non perdiamo altro tempo, tuffiamoci in pista. Ci siamo in griglia di partenza, dobbiamo cercare come sempre la partenza migliore possibile per guadagnare quante più posizioni possibili all'inizio della gara. Parte il Gran Premio, lo scatto non è dei migliori, abbiamo ritardato leggermente, prima marcia che è molto lunga e poi possiamo attivare il DRS di una vettura che comunque non ha l'alettone posteriore, quindi non capisco dove si trova il DRS, ma naturalmente questi sono dei piccoli bug di queste mod, si sarebbero dovuti eliminare i sistemi DRS, non lo si è fatto, e allora come lo fa l'IA lo facciamo anche noi e lo possiamo sfruttare in tutto il tracciato. Siamo partiti comunque bene, praticamente metà delle posizioni le abbiamo già guadagnate. Affianchiamo Lewis Hamilton per cercare il sorpasso sul pilota britannico, che però stacca forte. Guardate come sempre come ci chiudono la traiettoria come se non esistessimo. Per quello è un rischio tentare dei sorpassi in queste zone, perché praticamente l'IA non bada a noi. Attenzione a non lasciare anche attivo il DRS in curva, perché le vetture perdono tantissima deportanza. E comunque, tante posizioni guadagnate. Dovremmo essere teoricamente, guardando la minimappa, in sesta posizione. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualche altra posizione nei prossimi giri e a mantenere questo buon passo che abbiamo ottenuto in questo primo giro. Ritiro per George Russell, ritiro per il pilota Mercedes. Proviamo a tenere tanta velocità in prima e seconda curva, però loro sembrano più veloci di noi in questa fase di gara. Abbiamo perso veramente tanto, vediamo di provare a recuperare. Sembra che la vettura sia molto molto scomoda da guidare sul volante, sento il volante molto leggero e questo mi sta creando delle false sensazioni. Spero di non perdere troppo, anzi di riuscire a prendere la mano. Qua usciamo molto bene dalla chicane prima del secondo allungo, vediamo qua di disattivare ovviamente il DRS per evitare di perdere troppa deportanza. Ci siamo riavvicinati tanto a Lewis Hamilton, il problema è che poi ho notato perdiamo nell'ultima parte del circuito. Dobbiamo cercare di migliorare in questa zona per provare a rimanere attaccati nel rettilineo principale e provare qualche altro sorpasso. Siamo usciti fortissimo dall'ultima curva, proviamo a prendere la scia qua, però perderemo 1.06.38 il nostro tempo, escono molto più forte, sembrano avere proprio più deportanza per curva 1, un miglior setup per curva 1 e curva 2, proviamo a tenerci vicini, qui va lungo Lewis Hamilton, quindi siamo usciti meglio probabilmente del pilota britannico, riusciamo a accelerare molto prima e ora con la scia andiamo ad affiancare il pilota Mercedes. Dobbiamo portare a termine l'attacco prima della curva per evitare che possa tentare la lungo in staccata. Riusciamo a portare avanti, a portare a termine anzi il nostro attacco, ci prendiamo la P5, ora ci avviciniamo tantissimo grazie al DRS, sembra quasi che non lo utilizzino loro qui. Proviamo ora a mantenerci interni nei confronti di Charles Leclerc, che stacca bene all'esterno e si tiene la posizione. Non rischiamo in quella zona perché avremmo rischiato un contatto che ci avrebbe mandato in testa coda. Proviamo a mantenerci quanto più vicini possibili qui in questa zona, perché loro sembra che abbiano difficoltà in uscita.
noi riusciamo ad attivare subito il DRS, ci manteniamo in scia, e qui è la zona invece dove perdiamo 1.05.71, tempone da parte nostra, proviamo a tagliare un po' di più, ma guardate quanto perdiamo comunque. Nonostante tutto, nonostante un leggero taglio sui cordoli, saltiamo molto di più rispetto a loro. Qua invece loro arrivano anche troppo veloce e poi perdono. E possiamo tentare lo stesso attacco che abbiamo provato nei confronti di Lewis Hamilton. Attiviamo prestissimo il DRS. Charles Leclerc è passato e ora proviamo in uscita a passare anche l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Stiamo prendendo la mano con la vettura. Qui ce la facciamo, usciamo molto più forte e attiviamo il DRS, lo bruciamo. Sì, mi sembra quasi che loro non attivino il DRS in quella zona, quindi sto pensando di non attivarlo più sinceramente, per essere ad armi pari. O usciamo molto più forte e quindi riusciamo ad aumentare la nostra velocità molto di più di quanto fanno loro, oppure trattasi semplicemente del fatto che loro in quella curva, in quel dritto, non utilizzino il DRS. Comunque siamo vicinissimi, proviamo a uscire forte da qui. Qui loro lo utilizzano il DRS perché è il rettilineo principale, terza posizione, siamo all'inizio del quinto giro. Ancora un personal best per noi in 1.05.3. Curva 1 e curva 2 come sempre ci danno veramente una pista, come si dice in gergo, sono molto più veloci di noi. Attenzione perché prendiamo tutta la scia di Fernando Alonso, in prima posizione c'è Sergio Perez, proviamo ad uscire bene da queste curve, stavolta non attiviamo il DRS per non avere un grosso vantaggio, comunque usciamo sempre molto meglio, vediamo se riusciamo a prenderci l'interno per tentare l'attacco, prova a stringerci Alonso, ma riusciamo a prenderci l'interno e ora l'attacco è qui, dobbiamo stare attenti perché prova a chiuderci Alonso, continuiamo a tenere la nostra vettura ma chiude benissimo, che gran difesa del pilota dell'Alpine, ma noi usciamo fortissimo all'esterno, ma lui all'interno ora, quindi dobbiamo stare attenti perché non ci lascia sicuramente spazio. Proviamo ad uscire meglio, DRS attivo, ma qua non possiamo attaccarlo, non possiamo attaccarlo perché sono molto più veloci di noi, stiamo perdendo là davanti nei confronti di Perez, stiamo perdendo tanto. Stavolta siamo usciti anche piuttosto bene, forse per il fatto che anche Alonso ha avuto un ingresso malvagio e qui sbaglia anche lui. Proviamo a uscire più forte, attiviamo il DRS subito e qui il sorpasso lo portiamo a termine molto molto prima, e ora abbiamo un giro e mezzo per provare a recuperare nei confronti di Sergio Perez. Inizia l'ultimo giro, inizia l'ultimo giro, abbiamo solo questo giro per andare a recuperare nei confronti di Sergio Perez, che purtroppo ha un vantaggio immenso nei nostri confronti. Dobbiamo cercare di forzare quanto più possibile in questo giro per rimontare e per provare a prenderci questa prima posizione, questa last to first. Proviamo ad uscire più forte da qui per recuperare quanto possibile grazie al DRS, ma siamo molto lontani, 1 secondo e 3 sul traguardo, il distacco nei confronti del pilota della Red Bull che prova a staccare forte per prendere un po' di vantaggio. Non dobbiamo attivare il DRS qui, ma siamo usciti molto più forte rispetto al pilota messicano, che però ha un buon vantaggio da poter gestire nelle fasi finali in una zona in cui è molto difficile, molto complicato riuscire a guadagnare posizione. Noi stiamo forzando tantissimo in questa zona del tracciato, infatti si vede, andiamo un po' lunghi e dobbiamo accontentarci di questa P2 perché qua è impossibile passare, è veramente impossibile. Seconda marcia, ultima curva, chiudiamo questa last to second place dietro Sergio Perez. Classifica finale, Perez davanti a Ocon e Fernando Alonso in terza posizione, quindi doppio podio per Alpine. Poi le due Ferrari di Sainz e Leclerc, Hamilton, Zhou, Verstappen, Magnussen e Sebastian Vettel a completare la top 10. Ragazzi, altra mod assolutamente da scaricare per voi. Questa mod non potete perdervela. Vi lascio come sempre tutti i link in descrizione. Mi raccomando, scaricate e giocatela perché così come le Formula Students MFTC3, mi pare che sia quello il modello delle classiche Formula Student che abbiamo usato negli episodi finora, questo modello di Formula Student è un altro modello veramente divertentissimo, totalmente diverso ma divertentissimo da guidare. Se vi è piaciuto questo episodio, come sempre, lasciate un bel mi piace, ricordatevi un bel commento con il pronostico riguardante la gara reale qui al Paul Ricard e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Io vi ringrazio per la visione, appuntamento al prossimo episodio sul canale. Ciao Wheelers!